volatilità, poi ci dovrebbe essere qualcosa come l'anno scorso sui bitcoin, e poi vediamo un po' che siamo anche perché allora aliti informatici, che cosa si intende per aliti informatici? Come dicevamo, una delle problematiche legate all'utilizzo dei dati digitali, degli elementi digitali, è stato il fatto che non sempre è così ovvio riuscire ad associare un dato informatico a un tema. Nel senso che in alcune situazioni ci può essere da un lato contestato il fatto che noi stiamo attribuendo un'email, per esempio, a un determinato soggetto piuttosto che a un IP di partenza, e questo sotto certe ipotesi ha ragione perché. D'altra parte, ed è quello di cui ci occuperemo oggi, in alcuni contesti non è totalmente fuori luogo andare a considerare l'ipotesi che un determinato alibi che è stato orchestrato ad hoc per fini appunto tra virgolette non così diciamo buoni, nel senso che si cerca di precostruire un alibi mettendo su una serie di trucchetti tra virgolette. Prima di parlare di questo, vediamo un po' cosa si intende nel nostro ordinamento per anni, no? Un po' tutti noi sappiamo che cos'è, però cerchiamo di capire come viene caratterizzato anche in termini sostanziali del progetto di procedimento. Che cos'è un anni? Cioè un anni è non è altro che una dimostrazione oggettiva del fatto che un soggetto non può essere, diciamo, accusato per commesso una determinata azione fraudolenta perché si trovava fisicamente in un altro luogo rispetto a dove era stato fatto. Chiaramente è chiaro che questa definizione tutto dipende dal fine reale. Secondo, la cosa importante è che dimostrazione deve essere oggettiva e suffragata da elementi sostanziali non nominabili. Nel nostro ordinamento c'è una distinzione fondamentale tra alibi e cause di giustificazione. Le cause di giustificazione sono quelle per cui uno potrebbe aver commesso quello che normalmente dovrebbe essere un reato, però in qualche modo viene giustificato dal fatto, per esempio, dell'assetto di legittima difesa, che dovrebbe essere una causa di giustificazione. Cioè io uccido qualcuno, ma in realtà lo sto uccidendo perché, diciamo, a sua volta sono giustificato dall'altra situazione. Chiaramente il fatto sì che c'è questo spostamento fisico del soggetto in un altro luogo va ovviamente circostanziato, quindi diciamo, si parla di luogo diverso, nello stesso tempo invece in cui è avvenuto. Quindi, diciamo, in generale si parla di non presenza, cioè io, diciamo, riesco a dimostrare che non posso essere stato io perché fisicamente mi trovo a parlare. Quindi normalmente, di questo, diciamo, se noi vediamo la filmografia, diciamo, legata a tutto quello che, diciamo, sono film, le film, scopi investigativi, diciamo, l'alibi è sempre importante, no? Rispetto a film, più o meno sappiamo. Se l'alibi, tra virgolette, ha successo, quindi siamo per esempio nella fase finale di un procedimento penale, siamo arrivati già al dibattimento sostanzialmente, e quindi quest'alibi in qualche modo nasce all'interno del dibattimento, chiaramente la soluzione sarà quella di essere assolto per non aver commesso il fatto che oggettivamente non poteva essere stato il soggetto in quanto trovava la un'altra parte. Okay. Va bene, questo diciamo è il quadro complessivo in cui ci troviamo. Perché cominciamo a pensare che attraverso, diciamo, l'informatica è possibile tirare fuori degli alibi ad hoc? No? Lo facciamo perché
anche la stessa giurisprudenza in generale si esprime, si è espressa in diciamo, modalità a volte anche contraddittorie, proprio perché diciamo, la contraria non è affatto banale. Però ricordiamoci pure che, sempre da un punto di vista diciamo, generale, per la difesa è una un'arma importante da un lato, perché come forse gli ha detto anche il Zangara, in realtà nonostante diciamo, nel nostro ordinamento ci sia una parità tecnica, una difesa accusa, tra virgolette, la condanna può finire il procedimento penale quando tutti gli elementi fanno sì che il reato che è stato commesso con la famosa dicitura oltre ogni ragione. Quindi questa locuzione introduce, se volete, un po' di asimmetria tra le parti, no? Nel senso che per la difesa è un successo, a prescindere dalla verità reale, anzi, dobbiamo sempre noi parliamo di verità processuale che si costruisce il dibattimento, per la difesa è un successo quello di riuscire a mettere su una serie di ragionamenti per cui la certezza assoluta viene a mancare. Per cui in questo senso l'analisi informatica può essere a volte una chiave, perché diciamo, si riesce a dimostrare che c'è un ipotesi per cui quella cosa può essere vera, allora diciamo, si guadagnano le punte. No? Allora, questo perché questo trovarsi in altro luogo, nel momento in cui entra in gioco un po' il mondo digitale, il mondo dell'information technology, può anche significare trovarsi in una situazione in cui il reato non l'ho commesso perché stavo facendo altro, perché ero impegnato a scrivere la tesi, torniamo al caso famoso, no? O perché ero, c'è un caso che in America ho servito scagionando un soggetto, in quel momento stavo approdando, non stavo aggiornando il mio stato su Facebook. Quell'esatto momento. Quindi anche qui perché noi possiamo essere interessati a questa cosa? Perché diciamo, il consulente informatico può essere chiamato a parlare di tutti rispetto a queste cose. Ipotesi che a volte possono essere per verificare dati, no? Per verificare se effettivamente è possibile tecnicamente in una certa cosa che avviene in un certo modo, altre volte per smascherare il possibile alibi di chi invece cerca di costruire una cosa. Le situazioni possono essere diverse e complicate allo stesso tempo. Ovviamente, come vi dicevo, le situazioni possono essere più diverse. L'anno scorso con i vostri colleghi siamo divertiti, tra virgolette, a creare dei gruppetti di lavoro in cui abbiamo diviso in due le classi, insomma non lo facciamo perché è stato complicato. Però abbiamo fatto questo esercizio, abbiamo diviso la classe parti, chi voleva creare l'alibi informatico e chi lo voleva mascherare, e a gruppetti di lavoro chi voleva creare l'alibi ha creato un caso, ha creato il suo alibi, ha portato un'evidenza. Io facevo la parte del giudice che chiedevo invece ad altri consulenti di verificare se questo alibi fosse vero o meno, e ci siamo un po' divertiti. Probabilmente non abbiamo il tempo poi di discuterle perché sono andate fuori un po' di situazioni interessanti, perché i risvolti possono essere diversi. Attenzione che il nostro ordinamento però gestisce, tra virgolette, anche il caso in cui l'alibi fallisce. L'alibi può fallire perché diciamo, non ci sono elementi di riscontro, e questa è una situazione per cui io mi ricordo che ero al bar X quel giorno, nessuno lo può testimoniare, al di là dell'alibi informatico, perché questo è un fallimento dell'alibi, tra virgolette, innocente. Però ci può essere anche il caso in cui diciamo, si dimostri che quell'alibi è stato forzatamente creato ad hoc per sviare, per diciamo, scolparsi. Allora, in quel caso siamo nella fattispecie del falso alibi che si ritorce contro diciamo, il risultato. Sempre naturalmente quando si verifica questa situazione è accusato, acclarato, diciamo, il soggetto ha fatto in modo di creare diciamo, la situazione a suo favore in maniera
può essere utilizzato come ulteriore elemento a carico del, dell'iniziativa. Cioè, se io prendo un fosso alto per difendere, allora vuol dire che in qualche modo questa cosa dal mio favore deve essere messa tra gli elementi a me favorevoli. Addirittura se poi arriviamo in fase di condanna, può diventare una grande. Quindi per un fatto che mi crea una serie di problematiche successive. Allora, in generale, anche nell'ambito classico, ci sono delle fasi abbastanza codificate con cui si procede, per cui diciamo, soprattutto diciamo, se ciò avviene nel caso delle fasi preliminari delle indagini, in cui esce fuori che ci può essere un alibi, si cercano le informazioni che ci stanno dietro, si verifica se sono più o meno credibili e quindi si valuta se è diciamo, valido o meno. Nel caso nostro siamo nella situazione del genere, cioè quello che noi cerchiamo adesso di approfondire leggermente è il posto in cui cerchiamo di capire se l'alibi informatico, che cosa significa l'alibi informatico? Che l'utente, diciamo, l'ipotetico diciamo, accusato, parliamo in generale di accusato, porta agli atti un alibi, quindi chiede la verifica di un alibi, secondo cui lui non vuole aver commesso il fatto perché in quel momento in cui è avvenuto il reato ci sono delle evidenze informatiche che dimostrano che lui sta lavorando al computer, aveva a che fare con qualche dispositivo legato al mondo dell'informatica in generale. Quindi il quesito che ci si pone in questa fase è, diciamo, questa attività informatica, e questo è di qualissimo tipo, per vedere più l'antone o cose che possono a che fare con il soggetto, le ha fatte veramente l'indagato oppure ci aveva un compagno? Abbiamo letto che per un posto suo, sfruttando la sua identità digitale, no? Ha messo in atto le stesse cose. E questa è una prima ipotesi. Guardate che per smascherare anche alibi informatici potrebbe essere utile anche un'attività di indagine tradizionale, un'intercettazione, un pedinamento, una qualche combinazione di eventi che fa capire che c'è qualcuno che ha aiutato o aiuta il soggetto. E questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi è ancora più subdola, ma non necessariamente così fantascientifica. Quelli stessi, diciamo, quell'evidenza digitale può essere stata creata dopo, sempre dall'utente, ma programmando opportunamente alcune situazioni. Cioè, è possibile dare fuori dei software che automatizzano determinati comportamenti in un ambiente e che rimangono lì? Questa cosa può sembrare strana e difficile, in realtà non è così tanto, non è così astuta. Cioè ci sono una serie di pacchetti software che automatizzano le situazioni. Cioè io posso pensare di prendere una macchina, farla accendere a una certa ora, far aprire determinati stanze, determinati software, simulare la navigazione su internet, simulare diciamo, una serie di attività, e questo che cosa fa? Creare delle evidenze. Che diciamo, nel momento in cui lo vado ad analizzare, se lo faccio in maniera diciamo, senza pensare che possa esserci dietro un'attività di questo tipo, magari a prima vista sembra ok. Capite bene che la situazione è complica. D'altra parte, cominciano a esserci primi casi in cui diciamo, si è dimostrato alla fine. Effettivamente questi automatismi, situazioni di questo tipo, qualcuno non prova veramente a risolvere e hanno avuto, diciamo, sono stati scoperti, probabilmente. Quelli che hanno avuto successo, probabilmente non lo sapremo mai. Okay. Vediamo un po' alcuni casi, sono alcuni vecchi, alcuni più recenti. E vediamo, ok, non abbiamo il tempo di approfondire i singoli dettagli, io ve li do qui, chi è interessato mi cerca in rete, troverai, cioè, spesso si trovano anche le consulenze tecniche relative ai casi, quindi potrebbe essere interessante. Allora, caso Geli, stiamo parlando del 1999, quindi diciamo un po' di preistoria, di informatica.
problema di questo consulente informatico che aveva trovato un floppy disk, iniziavamo il consulente tecnico nel 99, quindi anche allora si faceva, cominciava a fare digital forensics. Il problema era capire se questa la data con il quale erano sovrascritti i file sul quale lui diceva che stava lavorando mentre avveniva l'omicidio del professor D'Antona, un capo famoso, era veritiero, che anche all'epoca si cominciava a pensare che, come sappiamo anche oggi, che la data di un file può essere o meno, non può essere, diciamo, assunta di per sé come evidenza del fatto che sia assoluta. Questo perché praticamente il dato qualche numero, in pratica dalle evidenze sui file sembrava che appunto c'era stato una, cioè si era lavorato con quei file dalle 18.03 fino alle 19.32. Nel frattempo la rete di vendicazione era arrivata al giornale, quindi la sera dell'omicidio del 19.04, quindi in pratica lui utilizzò questa cosa come difesa, detto guardate, io stavo lavorando dei file, qui c'è questo floppy che era dove stava intanto i file, le date, le orari sono questi. E in questo caso, nonostante ci fosse un qualche problema legato all'orario, probabilmente nessuno vedevano le date 20 maggio 90 anziché 20 maggio 99, questo, diciamo, in questo caso scagionò, fu uno degli elementi che scagionarono la legge, perché non sappiamo, non possiamo mai sapere, diciamo, intera, diciamo, la storia. In realtà c'è un motivo per cui, diciamo, era 90 anziché 99, quanto vuoi dire? Stavo lavorando sui documenti datati, cioè era scritto nel 1990 sulla data che c'era nel file, oppure era scritto nel documento? La data doveva essere 1999, invece c'era 1999. Ma era nel metadati, la data, oppure? Credo fosse la data del file. Io penso, in realtà, non so nemmeno io. Millennium Bug, diciamo, Millennium Bug, questo forse è Millennium Bug, perché credi che è troppo giovane. Ma nel 1999 c'è questa grande, diciamo, paura del fatto che al momento in cui dovesse essere scattato il primo gennaio del 2000, sarebbe stato un blackout informatico, avrebbe bloccato tutto e ci sarebbe stato la mia Chi c'era era terrorizzato al giorno dopo della serie e ora scopriremo come. E qui, diciamo, probabilmente, diciamo, una delle cose potrebbe essere questa, diciamo, che si era messo in salute dieci anni prima, dice così, diciamo, sempre lo stesso anno, questo è un caso americano, si tratta di un omicidio di questa donna, Venel, che poi si scopre se la ammazzava mani. E alle prime, diciamo, analisi rispetto all'orario dell'omicidio, che era appunto alle 10 di notte, alle 10 di sera, si era visto quella la tizia morta a causa di un infarto, un antidepressivo, dosi eccessive di un infarto. E bene, capire se li avesse presi da sola, in qualche modo, è stato il marito a infarto. Allora, alla fine si è scoperto che diciamo, al momento in cui gli investigatori andarono sul posto, trovarono il computer della vittima, effettivamente c'era una ricerca sul web legata al farmaco. Okay? Quindi come se la donna avesse cercato il farmaco, avesse cercato gli effetti collaterali, avesse deciso in qualche modo, quindi era proprio implementare, dice guarda sul web, voglio uccidere questo farmaco, che succede se me ne prendo una dose eccessiva. E allora in questo caso tutto ciò, diciamo, nello stesso momento invece, diciamo, il computer del marito che era in un'altra stanza stava facendo altro. Okay? Quindi in qualche modo il marito aveva un altro dialogo informatico dicendo guarda io sto facendo altro dall'altra parte, mia moglie dall'altra parte, cercava sto farmaco, evidentemente da depressa, da problemi, eccetera, eccetera. Anche lì, ovviamente non conosciamo tutto il caso, vi racconto quali sono le evidenze che sono state portate agli altri, come dice il giudice. Questo caso il giudice non ha creduto, diciamo, al fatto che ci fosse quest'alibi, evidentemente, diciamo, c'erano altre situazioni
pensare ad altro, dicendo appunto proprio anche delle motivazioni che diciamo il fatto che la stessa pagina fosse stata visionata di per sé non significava niente, anche perché non risultavano visionate le pagine relative a ciò che stavano pensando. Quindi si è sostanzialmente il giudice ha pensato che quell'altro, non so se aveva avuto un po' di prova o meno, ma rigore, cioè quella pagina che è stata fatta poi visitata dal marito primo, e un altro caso, forse questo non ho parlato, non lo so, fai dei lobby, mi sono occupato io personalmente, stiamo parlando della strage di Duisburg, se qualcuno se la ricorda, si tratta di un comando per partire dalla Calabria, per andare in Germania e per uccidere diciamo, la famiglia o parenti della famiglia. All'interno di quella stessa faida, al lobby, il giorno di Natale, qualche mese prima rispetto alla strage di Duisburg, ci fu anche più regolamento di compiti. Da parte diciamo, dei soggetti di una famiglia andavano ad ammazzare i soggetti di un'altra famiglia. Proprio in piena stile di un cielo in aria, lì alibi con immagini e video. Cioè a un certo punto, dopo che il processo si avvia, quindi diciamo, quotidianamente per avviare il processo, eccetera, eccetera, uno dei soggetti imputati dice: un momento, non ricordavo io quel giorno. Per cui diciamo, se c'è la cassetta chiaramente non potevo essere io essere andato a ammazzare tutti gli altri, e viene presentata questa cassetta in tribunale con una denuncia di parte, una denuncia di parte che attesta che diciamo, la cassetta sì, non presenta alterazioni, sembra regolare, tutto a posto, eccetera eccetera, il PM impazzisce, cioè nel senso diciamo, è possibile, noi abbiamo perquisito tutta la casa, abbiamo perquisito tutto, questa cosa non se ne è mai parlato, ci si è iniziato da 3 anni, poi improvvisamente salta fuori questa cassetta, quindi già di per sé la genesi di questa cosa era molto strana, no? Però c'è il problema della una cosa che non abbiamo detto, ma che vi dirò, è che le immagini e i video hanno un effetto sulle parti anche particolarmente forte, ci deve parlare una cosa, ci credo. Se non conosco alcuni dei tecnicismi, io vedo, cioè poteva benissimo essere che il giudice vedendo questa immagine, ah vabbè ok, finita lì. Perché diciamo, non si arriva a parlare di agricoltura, no? Tecnica, diciamo, quando io vedo una foto, vedo un'immagine, non è reale, okay? D'altra parte questa cassetta aveva gli orari, in cui si vedeva proprio che è l'orario in questione di cui era a casa. Okay? Allora mi nasce una deriva e quindi il giudice, l'università del PM, diciamo, ordina una perizia sulla cassetta, qua è stato requisito, il PM si fa aiutare dai consulenti, questo è il consulente del PM,